dire che siamo molto soddisfatti anche del programma che veniamo a proporre quest'anno. Siamo arrivati un po' in ritardo perché indubbiamente, come tutti gli enti locali, abbiamo trovato delle difficoltà, però grazie anche al sostegno dei nostri sponsor ormai storici siamo riusciti ad offrire una stagione di tutto rispetto che va dall'aspetto teatrale, che è la caratteristica del nostro Teatro delle Rocce, che vede impegnata anche per questa stagione la compagnia teatrale Hazmari, che ormai da anni lavora con i suoi laboratori, insomma, sul territorio, e quindi esprime anche artisti ed appassionati del luogo. E ha spettacoli più diretti ai giovani, come ad esempio la banda Bardot. Abbiamo consolidato e riconfermato il nostro appuntamento per la promozione dell'enogastronomia del territorio con la partecipazione dei produttori e ristoratori di Caporrano, ma anche di tutte le colline metallifere. Devo dire che quest'anno sono particolarmente soddisfatta della nostra programmazione. Abbiamo musica, pop rock, Brunori, la banda Bardot, lo Stato Sociale, abbiamo un teatro importante, la compagnia Katzenmacher, la Gallerano e anche un bellissimo laboratorio dei ragazzi di Caporrano che hanno fatto un'opera veramente importante. Poi il solito Calice di Stelle, quindi siamo riusciti comunque, nonostante le difficoltà, a cercare di far venire al Teatro delle Rocce tutto ciò che di interessante accade nel mondo musicale e teatrale italiano.